Ciao a tutti ragazzi, sono Samuel e oggi volevo darvi un piccolo consiglio su come sviluppare la tecnica chitarristica, soprattutto legata alla mano sinistra, all'agilità della mano sinistra, utilizzando non degli esercizi di tecnica pura, ma un brano musicale. Molte volte gli esercizi di tecnica pura risultano essere noiosi perché poco musicali. Faccio un esempio su tutti, la scala quasi cromatica, che molti chitarristi conosceranno già, quindi si tratta di suonare primo, secondo, terzo, quarto tasto sulla sesta corda, stessa cosa sulla corda sotto, poi ritorno. Ok, questo fatto su tutto il manico. L'altro esercizio classico di tecnica, che poi vedremo anche noi, è quello del ragno cromatico. Quindi il ragno rispetto alla scala quasi cromatica differisce nel fatto che invece di stare sulla stessa corda si scende di una corda per ogni dito. Quindi faccio sesta corda, quinta corda, quarta corda, terza corda e poi il suo specchio. Quindi. E via dicendo. Questi esercizi molte volte risultano essere noiosi. Ora, il brano che io ho preso in considerazione è Message in a Bottle dei Police di Andy Summers, che è uno dei chitarristi secondo me più sottovalutati della storia del rock. Sottovalutato perché? Perché è stato veramente un innovatore per quello che riguarda la chitarra ritmica. Allora, ma non perdiamoci in altre chiacchiere. Come è strutturato il pezzo? Il pezzo ha una struttura armonica molto semplice. Abbiamo un Do diesis minore, La maggiore, Si maggiore, Fa diesis minore. Quindi vi ripeto, Do diesis minore, La maggiore, Si maggiore, Fa diesis minore. Queste sono posizioni tutte con il barré. Ok. Come è tipico nella sonorità di Andy Summers, nello stile di Andy Summers, gli accordi vengono sempre colorati con delle tensioni. In particolare questo brano viene colorato con l'aggiunta della nona. La nona non sarebbe nient'altro che la seconda portata all'ottava superiore. Il discorso sugli intervalli poi lo riprenderemo. Quindi noi abbiamo Do diesis, la seconda di Do diesis è Re diesis, portata all'ottava superiore, quindi qua. Perfetto. Quindi cosa andiamo a fare? Il Do diesis con l'aggiunta del Re diesis. Sentite com'è strana come sonorità? Ok. Aggiungiamo la nona anche sul La, quindi diventa un La maggiore nona. La nona in questo caso è un Si. Perfetto. Aggiungiamo la nona anche sul Si, in questo caso la nona del Si è un Do diesis. E aggiungiamo la nona anche sul Fa diesis, in questo caso la nona del Fa diesis è un Sol diesis. Perfetto. Ok, quindi ripetiamo, Do diesis minore nona, La maggiore nona, Si maggiore nona, sposto un po' così vedete meglio, Fa diesis minore nona. Perfetto. Ora, Andy Summers non suona l'accordo pieno, ma suona solamente la tonica, quindi la nota che dà il nome all'accordo, la sua quinta e la nona, in una progressione che è questa. Quindi Do diesis, quinta e nona. Quindi Do diesis lo trovate sul quarto tasto, quinta corda. La quinta è molto familiare ai chitarristi perché è la stessa nota che si utilizza per fare per esempio i bicordi nel rock. Perfetto, quindi abbiamo stessa posizione, stessa geometria, ce l'abbiamo sul La, stessa geometria ce l'abbiamo sul Si, stessa geometria ce l'abbiamo sul Fa diesis minore. Ok, quindi la progressione è questa. Ve lo faccio piano. C'è un passaggio che ho aggiunto qua, che è lo slittamento in avanti del mignolo. Quindi abbiamo Do diesis,
La maggiore, Si maggiore nona, Fa diesis minore. Quando sono arrivato sul Sol diesis col mignolo, slitto avanti di un semitono e quindi arrivo a La, che è la tonica dell'accordo successivo e quindi si riallaccia in maniera ciclica, ve lo suono molto piano. Chiaramente vi siete accorti anche voi che il lavoro che svolge la mano sinistra è prima di tutto di precisione, secondo c'è proprio lo stretching che ci serve per migliorare la nostra apertura della mano. Per quello che riguarda invece la mano destra, potete utilizzare sia la pennata alternata che la pennata tutta verso il basso. Quindi, per esempio, si presta molto bene questo pezzo, pennata sweep. E questo è tutto. Ciao, alla prossima!